Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, cos'è mercoledì oggi? Sì, ormai ho perso. Buon mercoledì, Stadio Flaminio di Roma, se lo ricordo soprattutto gli appassionati di rugby, perché le ultime erano quelle del 6 Nazioni di rugby. Fantastico impianto degli anni 50, chiuso da 8 anni senza prospettive. Cioè ci sono i progetti, abbiamo parlato, però adesso è quello che vedete, ci stanno crescendo gli alberi dentro, c'è dentro palestre, piscine, bellissimo campo in un quartiere, il Municipio 2 a Roma, che ha problemi di altri impianti sportivi, problemi di aggregazione sociale. Ovviamente basta guardarsi intorno, qua la sera fra tossici, spacciatori e signorine varie ce n'è di ogni, ed è da cos'è? Tre anni, quanti progetti sono stati presentati all'amministrazione Raggi? A uno, due, penso tre, qualcuno di più, quattro, anche cinque, anche uno alla, ecco, un progetto al giorno toglie il Flaminio di torno, però qua non si muove nulla e qua stanno crescendo le piante dentro e adesso facciamo due passi fra Monnezza e camperisti e quant'altro, però questo è un dramma, nel senso che per gli appassionati di sport il Flaminio significa qualcosa. È stato bocciato un progetto che avrebbe previsto il ritorno delle attività sportive, l'apertura alle attività del quartiere, del cittadino. Quindi ci sono piscine, ci sono palestre, idonee anche per i disabili. Sì. Per i disabili, e invece dal 2011, è così? Esatto, 2011. Quindi 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Da quando l'ha lasciato il Toni? È l'ottavo compleanno di... È stato anche teatro di un omicidio. Ah, c'è morta una persona dentro. Un omicidio nel 2018. Un omicidio.